Bella ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati col quarto episodio del Diesis. Oggi siamo qua col Berna. Ciao ragazzi. Allora ragazzi, andiamo avanti con i lavori. Oggi parliamo di parte anteriore, quindi cerchio, perno, e andiamo a vedere anche il disco freno, e ci sono delle nozioni che non dobbiamo assolutamente trascurare. Per quanto invece riguarda il raffreddamento, Berna, cosa andiamo a fare oggi, visto che qui abbiamo una bella carrellata ragazzi di roba che tra poco poi vi faremo anche vedere? Andiamo a montare il radiatore con le, se tutto va bene, con le staffe che abbiamo fatto, guardare per i tubi in silicone e in alluminio. Useremo anche il motore, esatto, per fare tutte le lunghezze, pompa dell'acqua, esatto, poi c'è anche una piccola chicca nella scatolina, diciamo, Malossi, che dopo facciamo vedere, che dopo bisognerà anche montare quella. Quindi insomma abbiamo da fare tutto l'impianto di raffreddamento e terminare la parte anteriore con il cerchio eccetera eccetera e il manubrio. Quindi oggi abbiamo un bel po' da fare. Dai ragazzi, adesso iniziamo al Berna, ci farà vedere tutti i componenti di oggi e poi iniziamo assolutamente con i lavori. Molto bene ragazzi, allora adesso iniziamo al Berna, andiamo sulla tavola apparecchiata, perché sulla parte sinistra abbiamo tutto ciò che riguarda l'anteriore, quindi cerchio anteriore Yamaha Jog, dove attualmente abbiamo dei falsi cuscinetti perché devono arrivare chiaramente i cuscinetti da montare. Perché il cerchio Yamaha Jog? Perché ha un canale da 2,75 invece del canale da 3 del cerchio originale Diesis, e con la gomma da 100/90 abbiamo una spanzatura, se non mi ribalto, della gomma molto più corretta per quanto riguarda l'utilizzo che dobbiamo fare. Parlando del disco, Berna, fammi la cortesia, apri questa scatola che io non mi rimedio. Abbiamo un bellissimo disco Malossi 250 flottante, chiaramente per il cerchio Jog, questo è veramente molto molto figo. E a corredo abbiamo il perno, che abbiamo già fatto anche ruota, ovviamente anteriore, dove abbiamo già fatto le due boccole a destra e a sinistra del cerchio per centrarlo perfettamente, giusto Berna? Giustissimo. Giustissimo. Quindi con la parte anteriore siamo a posto. Ora veniamo al raffreddamento, che qui invece ci sarà da lavorare oggi Berna. Quindi che componenti abbiamo? Partiamo dalla chicca radiatore. Radiatore del Beverly 500. Ma non è originale, Berna. No. Che cosa abbiamo fatto? Ah, abbiamo un po' modificato un po' tutto. Praticamente l'abbiamo fatto noi radiatore. Esatto. Abbiamo fatto praticamente il bocchettone per inserire l'acqua che poi metteremo, quello Malossi. Sulla carena, esatto. Certo. La vite qua di spurgo M5. Esatto. E ovviamente abbiamo un po' tagliato qui perché erano troppo lunghi. Perché con le carene abbiamo notato che abbiamo un ingombro molto risicato. Sì. Dopo, allora, oggi lo monteremo con la carena Berna originale, sì, del Diesis, però c'è inverniciatura quella giusta, che, esatto, non diciamo, che abbiamo un po' più di spazietto dentro. Però abbiamo preferito farlo con l'originale, perché se ci stiamo con l'originale, con l'altra siamo tranquilli. Esatto. Quindi il discorso radiatore a posto. Poi, vabbè, fascette vabbè. Un po' di tubi per il Berna aveva dell'alluminio da buttare via, esatto, e quindi ce l'ha portato giù. Pompa dell'acqua, tubi siliconici per fare le curve, esatto, sì, perché ovviamente non sappiamo. Allora, noi cercheremo di fare Berna ovviamente tutti in alluminio, esatto, perché è la cosa la migliore, la maggior parte quello che riusciamo, esatto. Però siccome il telaio ragazzi è un po' ingarbugliato qui, come potete ben vedere, non sappiamo come riusciamo a fare, quindi abbiamo preso anche un po' di silicone e vediamo di fare un po' di effetto, esatto, botox. No, fra, questa non ci sta niente. Questa è pessimissima. Mentre dentro la scatola Malossi, Berna, che cosa si cela dinanzi, si cela la scatola Malossi? Oh, una bella centralina del pompa dell'acqua. Oh, non bastava la centralina d'accensione, anche quella della pompa dell'acqua. Berna, spiegaci che cos'è questo aggeggio di mamma Malossi. Questo aggeggio che tu non vuoi mai mettere su, ma stavolta ho dovuto metterlo, sì, su. Praticamente regola praticamente la velocità della pompa dell'acqua in base alla temperatura del nostro radiatore, della nostra acqua, quello che è. Poi qui abbiamo il suo computerino e qua ci indica le tre funzioni, nel senso, quando è blu vuol dire che l'acqua è proprio fresca, quando è verde è perfetta, che noi andiamo praticamente anche a regolarla col trimmer. Tio, ma chi siamo al mondiale? Esatto. Praticamente siamo al mondiale. Quando arriva sul rosso c'è da preoccuparsi. C'è da preoccupare, butta la pasta che oggi mangiamo. Esatto. In tutto è corredato con il bulbetto che va praticamente forato sul coperchio testa. Esatto. O chi non vuole forarlo fa un raccordo da inserire in mezzo ai silicone, sì, e lo però butta lì. È corretto metterlo sulla testa perché abbiamo proprio la temperatura, esatto, giusta, perfetta, del motore. Ok, perfetto. Quindi ragazzi, questo è tutto l'ambaradan che dobbiamo montare. Quindi Berna, partiamo con l'anteriore, quindi ruota, perno eccetera, sì, disco, e dopodiché ci toccherà mucolare con radiatore. Esatto. Dai, cominciamo.
Allora Berna, abbiamo montato tutto, tac, anteriorino, qua dobbiamo cambiare assolutamente le viti che non sono le sue, ma le devo rimediare perché ci vogliono quelle con l'incasso apposta. E montato anche il manubrio Berna dello Zip MK1. Come mai Berna? Perché se facciamo, Andrea farà una caduta mica da ridere, dove andremo a trovare il manubrio del Diesis, quindi abbiamo scelto l'MK1 perché... Con questo piantone lo possiamo montare, esatto. Perché vedete il manubrio entra dentro e quindi con la vite originale si monta perfettamente. Perfetto. Quindi con l'anteriore direi che ci siamo. Radiatore, facciamo vedere Berna stamattina dove abbiamo perso 2 ore per attaccare 3 staffe del cazzo. Questa parte qui frontale praticamente, questo attacco qui era attaccato qua davanti per ancorare la crena anteriore, ma noi l'abbiamo spostata, saldata dietro per tenere il retroscudo, per avere praticamente più spazio per il radiatore. Abbiamo fatto le 2 staffe davanti per ancorarlo, il radiatore superiore e inferiore, e vedremo se adesso monta. E adesso facci vedere, prendi il radiatore, dai, facci vedere in linea di massima come dovrebbe venire il radiatore, che non siamo risicati, ragazzi, di più. Ora, in linea di massima, adesso vabbè, più o meno, ci appoggiamo, tac, e il radiatore è questo, Beverly 500, che uno, a vederlo così sembra che proprio non ci sta neanche a pagarlo, però... Ci sta Berna, ci sta, anzi non è che ci sta, l'abbiamo fatto stare. È diverso. Quindi adesso ragazzi procediamo con il montaggio del radiatore e iniziamo a vedere con le carene qualche ingombro per quanto riguarda le tubazioni in silicone e le tubazioni in alluminio. Chiaramente dobbiamo appoggiare le carene per vedere strada facendo che giro far fare ai nostri tubi. Allora ragazzi, qua grandi aggiornamenti e abbiamo fatto i primi pezzi di tubo. Allora, innanzitutto abbiamo montato provvisorio, un carter motore con un cilindro provvisorio per poter fare la misura dei tubi. Il sottopedana abbiamo tagliato, grazie all'aiuto del Berna, il vano batteria che c'era al centro per creare spazio ai tubi, e il sottopedana è stato trasformato in fianchetti stile Zip. Adesso il buon Berna ci va a spiegare un attimino la parte sinistra dell'impianto, che bene o male abbiamo già fatto qualche misura. Allora Berna, insomma, vediamo un attimino posizione della pompa. Esatto, posizioniamo la pompa più o meno qui, questa posizione qua. Con la pompa lì riusciamo poi, tramite questo raccordo che il Berna ha già preparato in alluminio, che poi dopo andremo a tagliare la curva in misura. Beh, certo. Aspetta. Ok, eccolo là. Così. Ci esce là davanti, prendilo Berna che non mi sto rimediando, e poi là davanti, curvettina 90 qua, dove ha le mani il Berna, e ci colleghiamo alla pompa che è laggiù in fondo. E qui abbiamo già la nostra curva 90 che poi andrà attaccata al carter. Per la parte anteriore invece, molto più semplicemente, dal radiatore scenderemo subito con una 90 gradi. Esatto. E ci andremo a collegare Berna. E qua davanti, qua, che è sotto qui. Quindi dai, relativamente semplice, abbiamo dovuto un attimino tribolare per far spazio più che altro alla parte media posteriore dello scooter, però in linea di massima la parte destra dell'impianto è questa qui. Sicuramente la sinistra sarà un po' meno da tribolare perché da qua ci colleghiamo senza niente in mezzo in cima di qua, quindi dovremmo andarci via direttamente. Esatto. Con un tubo 90 gradi, forse se è un po' lungo lo accorceremo là sotto mettendo una giunzione, però dai Berna, in linea di massima... Ci siamo, dai. Ci siamo, bene o male ci siamo. Quindi dai, bene o male ci siamo, andiamo avanti con il Berna, lui continua a tagliare i suoi tubi, tutte le sue robine, e poi vediamo un attimino di fare il punto della situazione e vedere l'impianto finito, soprattutto cercando di mettere Berna più tubi in alluminio possibili, esatto, che quelli ci vogliono.
Ragazzi, molto molto bene, stiamo procedendo con i lavori. Berna, come siamo messi? Andiamo benissimo. Andiamo benissimo, stiamo provvedendo a fare la parte sinistra dei tubi, ma Berna, ma gli vogliamo far vedere la parte destra? No. Dai, facciamogliela vedere, Berna. Facciamogli vedere la parte destra, poi la chicca la lasciamo alla fine, che te hai già capito. Allora, si parte dal carter con questa curva 90, Berna, sì. Si viene avanti. Tutto sotto, tutto bello, la scorta, che comunque adesso dobbiamo ancora finire di fissare. Sì, certo, tutto. Perché là sotto la pompa vedete che non è fissata. L'abbiamo solamente appoggiata, poi dalla pompa si riparte, tac, full alluminio dentro la carena che è esattamente qua dentro e poi stacchete, ma che carena, Verna! Allora, carena originale squartata per un semplice motivo, perché ovviamente ci permette di andare a vedere il passaggio dei tubi e soprattutto fare i convogliatori fuori al retroscudo. Quindi siccome questa qui andava buttata, dai, diciamola com'è, l'abbiamo squarciata, esatto, aveva gli attacchi rotti, l'abbiamo squarciata per andare a lavorarci poi internamente a fare tutto bello in dima. Quindi la parte sinistra, Berna, è ultimata. Sì. Adesso stiamo lavorando sulla parte destra, che dovrebbe essere, non la guffiamo, ma dovrebbe essere più semplice. Un po' più semplice, perché dalla testa facciamo partire direttamente un tubo che poi qua sotto lo congiungeremo. Con la curva 90 si entrerà sempre dentro le carene e faremo lo stesso identico giro di prima, ovvero che cadremo lì dentro e con la curva 90 ci attacchiamo esattamente al radiatore. Quindi dai, questa qui dovrebbe essere quella più facile. Berna, cosa ne pensi per il momento? Ci siamo perfetti, no? Non male, non male, direi non male. Bene ragazzi, abbiamo terminato il... Merda. Bene ragazzi, abbiamo terminato l'impianto di raffreddamento. Berna, cosa dici? Che fatica! Che fatica, ragazzi. Veramente abbiamo fatto un botto di pezzi, abbiamo fatto 50.000 cambi fra tubi alluminio, tubi in silicone, insomma abbiamo girato veramente il mondo, ma alla fine ci siamo riusciti, ragazzi. Allora Berna, ci vuoi spiegare in definitiva come funziona l'impianto dopo le mille bestemmie che abbiamo tirato? Allora partiamo dal carter. Il carter. Vieni. Quindi nella parte destra avevamo già fatto vedere che... L'uscita. Tac. Alla pompa. Pompa, qui abbiamo la spinetina bella coperta, esatto. Come sullo zip. Qua c'è il raccordino, si viene su, tubo in alluminio e raccordo qua. Adesso è ovvio, tutto senza fascette, però sì, dopo su così. Sì. Mentre dall'altra parte abbiamo fatto la stessa identica cosa che di là, più o meno, sì. Più o meno, è leggermente diversa la curva, ma qui ovviamente entrerà l'acqua calda, vabbè, comunque facciamo all'incontrario. Scende giù. Mi ho messo un manicotto, un altro tubo in alluminio. Qua abbiamo messo una protezione, qui non c'è il tubo, sotto, esatto. È tagliato, è giusto perché è così. Facciamo vedere, dai. Esatto, così quando, esatto, vedi, non va a toccare nel telaio l'alluminio, esatto. Vivo, dopo mettiamo un paio di fascettine. E su. Qua abbiamo il nostro raccordo 45 gradi. Giustamente abbiamo tenuto conto di una cosa, ovvero della compressione dell'ammortizzatore. Adesso Berna ci va a togliere la vite dell'ammortizzatore posteriore. Perché qui abbiamo messo una fascetta? Perché abbiamo fatto questo giro così, perché quando siamo in fase di accelerazione, quindi il mono si va a schiacciare, vai Berna, fai vedere, praticamente vedete il tubo si abbassa lì e non va assolutamente a creare pieghe strane o cose di... Esatto, praticamente abbiamo fatto in modo tale che, essendo qua tutto aperto, il tubo scende qua in, piuttosto che spinga contro alla carica. Esatto, che magari va contro la ruota o cose di questo tipo. Quindi qua, bloccando con la fascetta, scende il raccordo e noi qui sotto siamo completamente vuoti. Prendiamo un attimo la pedana, vi facciamo vedere alla veloce che il diesis nel mezzo ha veramente un botto di spazio, perché guardate qua, è praticamente... Berna, se magari riesco non... a mettere sulla carena. Sì, se non me la tiri nei denti. Quindi, come potete notare, il diesis sotto è praticamente vuoto. La pedana sotto l'abbiamo eliminata perché l'abbiamo tagliata e trasformata in due fianchetti stile zip. Infatti, nella parte destra abbiamo già il fianchetto montato e alla fine il risultato è questo. Quindi, tipo zip, che poi la carena anteriore combacerà qui e qua abbiamo il nostro fianchetto. Ma sotto abbiamo tutto lo spazio del mondo per poter muoverci in qualsiasi tipo, con pompa, tubi, eccetera. Quindi siamo veramente in bolla. Berna, cosa dici? Abbiamo fatto un bel lavoro. Abbiamo fatto un bel lavoro, soprattutto contenti di aver usato un bel po' di alluminio, sì. Che almeno aiutiamo a dissipare. Siamo riusciti a farlo anche con i pezzi di scarto. È vero, perché non sono pezzi chiaramente
quest'inverno insieme al Berna, ma il Berna ci ha detto no, st'inverno facciamo tutto in alluminio, però con dei tubi comunque sia di scarto, bene o male, tagliati, rimediati, siamo riusciti a fare tutto quanto il giro acqua e devo dire che sono molto soddisfatto, ma io sinceramente guardandolo anche già così, comincia a Berna un po' a prendere forma. E direi che non è male, bisogna solamente sperare che raffreddi, perché il radiatore è un po', rispetto alla media, è un pochino più piccolino, però dai, contiamo di fare dei convogliatori fatti bene, quelli che abbiamo sempre parlato, sotto, sopra, lateralmente, forare bene il retroscudo e anche la carena anteriore, non così, ma facciamo dei fori. Quindi dai, bene o male, direi che l'impianto è stato completato ed è uscito veramente un ottimo lavoro. Quindi ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto, siamo veramente finiti, perché oggi è stato veramente una giornata dove abbiamo fatto solo quello, taglia, corsa, riprendi, quindi è stato veramente complicato, però dai, siamo contenti, abbiamo fatto un bel lavoro, quindi molto bene, ringraziamo come sempre il Berna, che tanto lo vedrete anche nel prossimo episodio, perché ora finisce la parte 4 e noi iniziamo la parte 5, perché c'è ancora un sacco di lavoro, c'è veramente tanto lavoro, però dai, approfittiamo di questi due giorni per portare avanti il più possibile insieme al Berna, così almeno in due si lavora meglio e riusciamo anche a fare qualche clip in più e soprattutto a portare più velocemente avanti i lavori. Berna, soddisfatto? Sì, direi perfetto. Che è venuto un bel lavoro. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Ringrazio anche il Berna per l'aiuto. E noi ragazzi ci vediamo giovedì prossimo o venerdì, adesso vediamo, con l'episodio numero 5 e vediamo magari di fare sottosella, impianto elettrico, iniziamo un po' a sistemare quelle robine lì. Ragazzi, iscrivetevi al canale, like e commento. Ci vediamo alla prossima. Ciao.